sport e in questo caso podismo e promozione del territorio. A Badia Ignano questo fine settimana è così tornata la sesta edizione del Val d'Ambra Trail, l'evento sportivo che con i suoi itinerari differenti per lunghezza e impegno fisico ha offerto un'occasione unica per poter toccare ed apprezzare in una sola volta i luoghi più suggestivi della Val d'Ambra. Ci sono stati 500 partenti anche quest'anno, un numero record per la nostra sesta edizione, una sessantina di partenze sulla 128 che ha anche quest'anno dato la possibilità di vedere tutta la vallata e la Val d'Ambra nei suoi borghi, nella sua bellezza. Il tempo è stato clemente e anche il pubblico intorno alla manifestazione ha avuto un notevole riscontro. Decine i volontari che sono scesi in campo coordinati dal gruppo ricerche storiche di Badia Ignano. Noi abbiamo in questo evento circa 120-130 persone volontarie, chiaramente non tutti di Badia Ignano perché siamo solo 800 persone in tutto il paese e per questo noi siamo riusciti fortunatamente a poter coinvolgere un po' tutte le associazioni della vallata, tutte le proloco trasse da Ambra, Badia Roti, Pietraviva, Bucine, Montalto, Civitella e Pergine. Per cui coinvolgendo questa associazione siamo riusciti a mettere insieme veramente una struttura molto imponente e importante.